La macchina organizzativa per l'accoglienza al pontefice domenica 28 agosto è in movimento. Tutto è pronto però e si stanno limando soltanto gli ultimi dettagli. Mesi e mesi di tavoli e riunioni in prefettura per assicurare la visita in sicurezza di Papa Francesco. I numeri parlano chiaro, ci saranno centinaia e centinaia di agenti delle forze di polizia, oltre a tutto il dispositivo del Vaticano. La questura con la prefettura che ha coordinato il tutto è pronta e mette a disposizione moltissimi agenti, anche se ci sarà tutta una parte di volontariato. Siamo alle ultime riunioni, le ultime battute. Chiaramente quando si tratta di questi eventi particolarmente articolati occorre pianificare fino all'ultimo minuto, perché ci sono sempre, diciamo così, degli eventi nuovi e imprevedibili. Però diciamo che possiamo dire che la sicurezza è assicurata al massimo livello, anche grazie all'azione di coordinamento e all'azione di collaborazione di tutte le istituzioni. Quando si tratta di organizzare eventi di questo tipo, il coordinamento con tutti gli apparati istituzionali, il comune, le altre forze di polizia, la prefettura e tutto il mondo anche del volontariato che darà un gran supporto è fondamentale. Non si può prescindere da questa azione di coordinamento. Chiaramente il servizio è molto articolato, ci sono molti uomini, molti mezzi. Quello che chiediamo noi è la puntualità nel rispetto degli orari. Ecco, presentarsi ai varchi con largo anticipo, la questura però quanti uomini, se volessimo dare un'idea anche generica, metterà in campo per la visita del Santo Padre? Guardi, parliamo di centinaia di uomini, l'ordine di centinaia di uomini, ma il dispositivo è molto più ampio perché si prevedono anche centinaia di appartenenti al mondo della protezione civile, al mondo del volontariato e poi chiaramente c'è tutto un apparato che riguarda servizi speciali di polizia che sono presenti in queste occasioni, ma che chiaramente non saranno visibili perché svolgono ruoli particolarmente delicati. Intanto a Palazzo Fibbioni è stato presentato il libro fotografico Perdonanza Celestiniana e Polizia di Stato, una pubblicazione dedicata alle donne e agli uomini della Questura dell'Aquila, impegnati quotidianamente nella difesa dello Stato, rappresentati nelle fotografie dell'aquilano Roberto Grillo, un volume semplice realizzato nella prima perdonanza in era Covid. Ho semplicemente lasciato andare il mio istinto di fotoreporter e raccolto questi momenti della perdonanza, della polizia e della perdonanza e della polizia insieme. È venuto fuori un lavoro molto semplice, devo dire, però arricchito da testi notevolissimi, perché sono onorato di essere semplicemente vicino a loro, aver raccontato con le fotografie quello che personaggi importanti hanno raccontato con i testi. Per me è un onore ovviamente enorme.